Primi tre punti stagionali per il Pineto, che fa su il derby contro la Vastese non senza fatica e scaccia lo spettro della prima vittoria. Provvidenziale la rete di Francesco Esposito, tornato in casa biancazzurra in settimana e subito decisivo. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi il 4-3-3. Uno squalificato per parte della quercia tra i locali, Bagaglini nelle fila aragonesi. Amaolo getta subito nella mischia Esposito sulla fascia sinistra e fa esordire in avanti il classe 99 Zippilli nel tridente con Bisegna e Gragnoli. Colavitto inserisce Amelio in luogo di Bagaglini in difesa, mentre in avanti c'è Leonetti dal primo minuto nel tridente con Fiore e Cristaldi. Gara equilibrata in avvio con le due compagini che si studiano a vicenda. Prima occasione di marca ospite al 12°. Intuizione di Fiore, che mette Leonetti solo davanti a Giachetta, ma da posizione defilata l'esterno d'attacco calcia al lato. Alla prima vera occasione un cinico Pineto passa. Al 16° Bisegna lancia Esposito, che dalla sinistra piazza il diagonale chirurgico all'angolino opposto e suggella il ritorno in biancazzurro con la gioia del gol. La Vastese prova a reagire allo svantaggio e al 23° sciupa una grandissima occasione con Cristaldi, che da due passi calcia addosso a Giachetta, che si salva coi piedi. La gara è godibile tra due formazioni che si affrontano a viso aperto e al 25° dalla parte opposta è Pezzotti ad impegnare Camerlengo. Ultima occasione dei primi 45 minuti per la Vastese, con la punizione di Pizzutelli che sfiora il palo e termina sul fondo. Nella ripresa i biancorossi di Colavitto tornano in campo con maggiore convinzione e spingono sull'acceleratore alla ricerca del pari. Brividi al terzo minuto, quando Stivaletta dalla distanza centra in pieno la traversa. Leonetti raccoglie la respinta, ma in tuffo spedisce tra le braccia dell'estremo biancazzurro. Quindi Amaolo decide di cambiare, inserendo un difensore in più come Pepe e Tinè in avanti in luogo di Zippilli, passando di fatto ad un 5-3-2. Colavitto risponde inserendo Bittai e Lucciarini in luogo di Pizzutelli e De Feo, cambiando in un 4-4-2, ma l'unica occasione in una fase piuttosto confusa della gara è una conclusione dalla distanza di Fiore, facile preda di Giachetta. Quindi Colavitto tenta il tutto per tutto e getta nella mischia anche Colitto, ma l'occasione più ghiotta per pervenire al pari al 43° viene dalla solita palla inattiva pennellata dal capitano per la testa di Bittaie, che in torsione sfiora il palo. Sul capovolgimento di fronte la risposta pinetese, anch'essa al lato. È l'ultimo sussulto di una gara che un cinico Pineto porta a casa, finalizzando al massimo le occasioni create e difendendo il risultato con le unghie e con i denti dagli attacchi di una Vastese alla prima sconfitta stagionale, rea di aver creato molto, soprattutto nella ripresa, senza però essere riuscita a concretizzare. Mister Amaolo, finalmente arriva questa prima vittoria, quanta sofferenza però soprattutto nella ripresa? Tantissimo, sapevamo che c'era da soffrire perché lo stato d'animo non era quello dei giorni migliori dopo due sconfitte consecutive, e incontriamo la Vastese in piena salute perché le ultime tre partite aveva fatto 7 punti, compresa la Coppa Italia, diciamo, e questo si è visto in campo. Una squadra che giocava libera, senza pressioni, noi abbiamo a livello psicologico accusato un po' il colpo, però abbiamo sofferto e è venuta fuori una vittoria stringendo i denti, quindi una prova di carattere da parte della mia squadra. Per quanto riguarda Esposito, sono contento che il ragazzo è tornato a far parte del nostro organico, è un giocatore che ha fatto benissimo l'anno scorso e noi avremmo voluto tenere fin dall'inizio, poi il giocatore ha fatto un'altra scelta, quindi l'abbiamo accettata, però è tornato e siamo contenti di questo. Per quanto riguarda Giarcelluti, era al rientro dopo 2 settimane e secondo me forse ho rischiato un po' troppo e metterlo in campo subito, speravo in una, diciamo, condizione migliore, però visto che dopo 2 o 3 situazioni andava in affanno, quindi avevamo bisogno di un giocatore fresco e potesse dare qualcosa in più a livello tattico per quanto riguarda la fase di non possesso, quindi è stato un cambio dovuto soltanto di carattere tattico, però tutto sommato quando è entrato ha fatto bene, ha preso fatto due o tre ripartenze fatte bene, quindi bene che l'abbiamo recuperato in anticipo e l'abbiamo a disposizione per la prossima gara. Mister Colavitto, a Pineto arriva la prima sconfitta della stagione per la Vastese, una sconfitta forse immeritata soprattutto alla luce delle numerose occasioni che siete riusciti a collezionare nel corso della ripresa. Sì, hai detto bene, questo è un campo per me ostico, comunque nel calcio vince chi la mette dentro, quindi
loro l'hanno messa dentro e alla fine hanno portato a casa i 3 punti. Se non metti il pallone dentro la porta è normale che non, i punti non li fai, quindi andiamo avanti. E cosa non ha funzionato rispetto alle altre partite nello scacchiere tattico, se c'è qualcosa che non ha funzionato? Oh, non ho nulla da dire ai ragazzi, perché i ragazzi si sono impegnati, abbiamo creato tanto, ci siamo presentati non so quante volte davanti al portiere, comunque sono un po' rammaricato perché dovevamo capitalizzare al massimo le occasioni avute, quindi non siamo stati, come si dice, cattivi sotto porta, quindi non l'abbiamo messa dentro e ce ne andiamo a casa con 0 punti.